Dottor Mendolicchio, dunque, fragili i nostri giovani, non solo di questo territorio naturalmente, ma anche da dove ripartire e soprattutto come individuare i nemici, cioè gli artefici di questa fragilità? Il termine fragile per me è un termine che nasconde un limite ma anche una virtù. La fragilità è il punto di contatto tra la generazione di adolescenti e la nostra generazione di adulti. Siamo entrambi generazioni fragili, per cui è il punto di contatto di due mondi che in realtà oggi parlano sempre meno e sono sempre meno in collegamento. Per cui riconoscere la propria fragilità da genitori, riconoscere la fragilità negli adolescenti ci mette in una condizione di condivisione. Quello che non funziona è la mancanza di dialogo. Noi dobbiamo ricollegare le due generazioni, perché questi adolescenti purtroppo hanno l'ansia di essere, come dire, soli e autodeterminanti la loro esistenza, e questo non va bene. Politiche e corpi intermedi rivendicano la centralità delle competenze. Il problema è che noi viviamo una costante disintermediazione e quindi le competenze sembrano contare sempre meno. I corpi intermedi devono tornare a esercitare un fascino sugli adolescenti. La politica, le agenzie educative devono pungolare i ragazzi cercando di stimolare il loro interesse. Loro sono immersi in una rete di stimoli di comunicazione. Questa società, come insegnano i filosofi della postmodernità, è una società dove l'informazione viaggia rapida. Noi dobbiamo, come dire, offrire loro degli stimoli che possono essere altrettanto appetibili, in modo tale da riagganciarli all'altro, la possibilità di pensare che il sociale sia l'ambiente, la casa dove loro possono esprimere le loro potenzialità e i loro talenti.